dedicato appunto all'imperatore Stefano Vespasiano, che nacque a Città Reale e morì a Città di Quale nel primo secolo. Per via di un'ordinanza governativa che vi dava idea di legno. L'arte che decorava la torre del Cagliarone con cinque tiri della che rappresenta i generi teatrali. Al soffitto domina l'allegoria della musica, opera di Puglia. Per celebrare la vittoria che avevano ottenuto Flavio e Tito Vespasiano sulla conquista di Gerusalemme, e le opere più importanti furono la quadriga degli imperatori e il candelabro a sette bracci che simboleggia la cultura ebraica. All'esterno si può ammirare la cupola ricoperta da lastre di piombo e che è visibile a tutta la città. Settori con 240 posti e altri ordini di palchi. Poi c'è il loggione che prima aveva 100 posti e ora ne ha solamente 30 per motivi di sicurezza. Un'altra particolarità del nostro teatro è l'acustica. Non a caso Udo Pugli ha assegnato il primo premio per l'acustica proprio al nostro teatro. L'occhio dello spettatore è attratto dal corteo che rappresenta la vittoria di Tito e Flavio a Roma dopo la conquista di Gerusalemme. Lo sfondo si nutre di possenti architetture della Roma imperiale e è ben evidenziato l'arco di Tito, dove sono rappresentati soldati, prigionieri. Proprio bello, è proprio di tutti! Queste sono i resti delle terme di Vespasiano. Attraverso gli studi non si è capito bene se siano terme private, quindi di Vespasiano, che facevano parte della sua abitazione, oppure terme comunali. Qui sappiamo con precisione che è morto Vespasiano nel 79 d.C. Questo è un tratto della via Salaria. Le terme si articolano su più terrazzamenti. Questa è la vasca centrale scavata nella roccia, con intorno delle strutture che non si sa. Anche a te che queste terme siano un po' abbandonate? Sì, infatti siamo solo io e te. Speriamo che l'articolo 9 della Costituzione permetta a tutti di conoscere questo bellissimo sito.